Su Domus 3D è possibile aprire il progetto in visualizzazione real-time rendering, ossia una qualità intermedia tra navigazione e rendering, grazie anche al supporto del ray tracing. Dalla finestra navigazione possiamo accedere a RTR facendo clic sull'apposito comando. È possibile scegliere tra varie opzioni: avvia aggiorna per aprire o aggiornare una finestra già aperta, esporta scena per esportare la scena che può essere aperta anche in seguito sia in Domus 3D che dentro al player dedicato, esporta scena e player per esportare la scena ed inviarla ad un utente anche non in possesso di Domus 3D e opzioni per impostare i parametri della scena RTR. Una volta in RTR, l'utente può scegliere tra diverse modalità di visualizzazione: qualità bassa, media o alta. La qualità alta è supportata solo da schede grafiche di ultima generazione. Inoltre, si può impostare la lingua, personalizzare le impostazioni, come ad esempio esposizione e luminosità della scena, fino alla gestione delle singole luci. È inoltre possibile salvare l'immagine tramite il comando cattura.